Nicola e la compagnia della solidarietà ti danno il benvenuto. Nel precedente lavoro una bambina diceva: Don Antonio è santo, ma è povero come lui. Era l'annuncio che Don Antonio stava con i poveri sulla terra. Portava ai poveri quello che aveva, il pane. In questo lavoro lo troviamo in paradiso e le anime che lo incontrano si inchinano alla sua presenza. Questo inchino significa qualcosa? È la riflessione che dobbiamo fare. L'80% è che questo lavoro è propedeutico a quello che seguirà. Don Antonio, la mamma, la parrocchia, i bambini, i cantori, i giovani, il pallone, la musica, il catechismo, gli uomini, le donne, la povertà. Testimonianze diremo, ricordo della breve ma eroica vita di Don Antonio Spatro, un prete giovane che diventa subito padre dei bambini, dei ragazzi, dei giovani, degli uomini e delle donne, che canta, prega e gioca con loro, che si rattriste di fronte alla povertà, chiede l'elemosina per dargli ai poveri. Don Antonio è un vulcano per tutti i parrocchiani, è un vulcano per l'ardore nella preghiera e che forse lo è anche in paradiso. Questo sarà stato scusa. Quanto sarà stato scomodo per il Don Abbondio dell'epoca, un prete vulcano, capace di infervorare e quindi a rompere la tranquillità della vita quotidiana. Buon divertimento a tutti.